Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto con verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, peperone, melanzana, zucchina, formaggio spalmabile, parmigiano grattugiato, aglio, prezzemolo, sale, pepe, olio evo, vino bianco, acqua e dado vegetale Bimby. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio ed azionare il Bimby per 5 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere le verdure, i peperoni, le zucchine, le melanzane, il sale e il pepe ed azionare il Bimby per 10 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il riso, amalgamare con la spatola ed azionare il Bimby per 2 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il vino ed azionare il Bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft senza misurino. Aggiungere l'acqua, il dado, mescolare bene con la spatola e cuocere per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il formaggio spalmabile, il parmigiano, amalgamare con la spatola ed azionare il Bimby per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto, impiattare, spolverizzare con il prezzemolo tritato e servire. Risotto con verdure. Grazie e alla prossima ricetta!